Guido, Guido, dormi? Guido, dormi? Oh no, ma che altro c'è ancora? Domani abbiamo le prove ufficiali e io sono molto, 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 molto preoccupata. Prima di tutto Valentino non è ancora venuto a salutarmi. Quel disgraziato del Pollo Svaldo domani si presenterà di sicuro alla linea di partenza e farà fare qualche pazzia a Valentino. Inoltre la mia vite Y237 è leggermente allentata e nessuno se ne accorgerà, ma proprio nessuno, così si allenterà sempre di più e non so proprio come andrà a finire. Lo so, lo so. Tu sei sempre molto preoccupata la sera prima delle prove, ma devi stare tranquilla. Valentino tra poco arriverà come ogni notte. La vite Y237 resisterà egregiamente e quanto al Pollo Svaldo l'ho sistemato io. In questo preciso momento si trova legato come un salame chiuso nello scantinato. Lo libereremo solo alla fine delle prove. Porcaccia, la miseriaccia schifosa, attivatemi fuori da qui. Allora? Non dorme nessuno qui? È quel chiacchierone di Guido che ti tiene sveglia, vero? Io? Ma si stava ronfando come un ghiro. Fate i bravi e dormite, che domani ci sono le prove ufficiali. Buonanotte. Ragazzi, mi spiace, ma adesso devo proprio andare a cambiarmi. Aspetta, un momento. Il mio talismano. Oh, ridammelo, non posso correre senza quel talismano. Non preoccuparti, te lo darò sulla linea di partenza. Sono la tua ragazza ombrello. Ed ecco il celebre bandieriero Guido Alonso Fernandez di Aragon de Córdoba, detto El Perro, seguire la vestizione del suo capo, il favoloso matador Valentino Rojo. Y237 è un po' allentata. La sistemiamo subito, Valentino. Valentino, Valentino, sto arrivando, poveraccio, non mi ha sentito. Aspettavo il prossimo giro su questa curva. Lo sbaglio, ma com'è che ha fatto a liberarsi? Eccomo, eccomo, sta arrivando. Sente il suo terribile rombo, Porca vacca, è arrivato dall'altra parte, Ma ora l'aspetto dalla parte giusta. Eccomo, eccomo! Hopla! Eccomi qua, Valentino! So che eri preoccupato per me, Mi pare di sentire odore di Pollo Svaldo. Devo concentrarmi al massimo. Scherzetto! Ma perché questo scherzetto va sempre a finire così? Ma è Valentino! Sì, è caduto, ma si è rialzato subito. Non preoccuparti per me, Valentino. Non è pure un graffio. Ah, io invece mi sono grattata tutta la carena. Fortunatamente la caduta è stata senza conseguenze. Valentino Rossi è riuscito comunque a concludere le prove, ma naturalmente nel fondamentale Gran Premio di domani il fenomeno dovrà partire dal fondo dello schieramento. Una vera disdetta per lui, mannaggia. Non pensarci, Vale. Domani ce la farai lo stesso. Vuoi mangiare qualcosa? No, non ho fame. Vado a farmi un bagno. Vieni con me? Tutta colpa di quell'impiastro del Pollo Svaldo. Certo però che se avessi avuto il mio talismano... C'è qualcosa di strano in quello specchio. Con chi ce l'hai, Guido?
Con lo specchio? Quello è solo il mio riflesso, vedi? Quello sono io, guarda. Si alza il braccio, anche lui lo... Oh cacchio, lui non lo alza per niente. Chi c'è dentro quello specchio? Ma tu sembri... Il re Lucertola. Jim Morrison. Forse posso aiutarti, Valentino. Se vuoi posso procurarti un altro talismano. Tipo una pelle di serpente o una... Ma tu cosa sei, Jim? Uno sciamano? Uno stregone? In realtà mi ha sempre interessato qualunque cosa abbia a che fare con rivolta, disordine, caos. E in particolare le attività apparentemente prive di significato. Comunque non preoccuparti per il mio talismano, Jim. La ragazza che me l'ha preso me lo restituirà domani sulla linea di partenza. E la mia ragazza ombrello. È una brava ragazza. Meglio così. E ora? Mettiti qualcosa addosso e attraversa quello specchio. Vieni, Valentino. Ma è uno specchio molle, tipo Stargate. Il cavallo rombante ha il cuore di bronzo infuocato e gli zoccoli d'argento. Se correrà abbastanza veloce, il mondo si rovescerà. Si rovescerà. Sarebbe bello che il mondo si capovolgesse ogni tanto. Si potrebbe prendere a caso qualcuno per strada e farlo presidente. Vieni, Valentino. Ma io non ho le ali. Fregati. Sì, mi butto. Bow, bow, bow. Stavo per dormire nella vasca. Meglio buttarsi a letto, va. Che ne dici, Guido? I piloti sono tutti schierati sulla griglia di partenza. Fra poco inizierà il giro di ricognizione. In seguito alla caduta di ieri, Valentino Rossi, lo sapete, dovrà partire dall'ultima fila. Riuscirà a recuperare, riuscirà a fare il miracolo, confidiamo in lui. Ehi ragazza, intanto dovresti fare un po' di ombra anche a me. E poi restituiscimi il mio talismano. Di che cosa stai parlando, campione? Ma tu non sei la ragazza di ieri. No, non ha più il suo talismano, povero campione. O dovrei dire ex campione. Molto incoraggiante. Adesso spostati comunque, che stiamo per partire. E sbrigati a infilarti quel casco, dannazione. Ecco il momento che aspettavo. Ora non può vedermi. Vedremo cosa combinerai senza il freno anteriore. Mi stanno bruciando, Valentino! Mondo gatto, quella tizia ha sabotato il freno anteriore di Valentino. Non se ne è accorto. Si accendono i motori, via per il giro di ricognizione. Poi inizierà uno dei gran premi più belli dell'intera stagione. I piloti stanno per affrontare il settimo giro. Attenzione, la corsa si sta infiammando. Si accende, Rossi ha già recuperato molte posizioni e ora si trova al secondo posto. Fenomeno! C'è qualcosa che non va al freno anteriore. Non frena più. Rossi deve avere qualche problema, evidentemente ha qualche problema, perché nelle staccate la sua moto sbanda da paura. Sta cominciando a piovere, non posso farcela senza freno sul bagnato. Acqua torrenziale, pioggia, la pista è un lago. Rossi è incredibilmente riuscito a portarsi al secondo posto alle spalle di Pilly Fox, che, lo sapete, è il suo eterno rivale. Rivali da sempre. E ora tenta sorpasso. Sì, Rossi sta sorpassando Fox all'ultima curva. Lo infila e pattina sull'acqua. Ma cosa succede? No, Rossi non riesce a frenare. È troppo veloce. Non ce la fa a chiudere la curva. La moto ha sbandato paurosamente. Ha rischiato di sbalzarlo via dalla sella. Mamma mia! Ma con le sue note, notissime doti da funambolo è riuscito a rimanere in piedi.
ma è fuori pista, è fuori pista! Billy Fox c'è, taglia vittorioso il traguardo, mentre Valentino Rossi deve accontentarsi del secondo posto per la conquista, l'eventuale conquista a questo punto del titolo mondiale. Tutto è rimandato alla prossima gara. Cari amici di Teletotale, è la vostra Vibora che vi parla. E così dunque il campione è stato sconfitto. O dovremmo forse dire ex campione. E infatti sono già molte le voci sul suo inesorabile declino. Bye bye, Valentino. Chi sarà il prossimo campione che farà battere il cuore degli appassionati? Guarda, la stessa stronza che ha sabotato i freni del capo fa anche la giornalista televisiva. L'importante è che non ti sei fatto male. E poi il secondo è sempre un ottimo posto. Cosa mangi, Vale? Non lo so, non ho voglia di mangiare. Ma non è il secondo posto che mi fa girare le palle. È che la moto aveva dei problemi gravi. L'anteriore non frenava. E poi non ho più il mio talismano. Quello che ti ho regalato io 10 anni fa. Che peccato. Sì, quello. Me l'ha fregato una ragazza che poi è scomparsa. Lei è il talismano. Questo è proprio un bel mistero. Devo assolutamente avvertire il capo di non fidarsi di quella giornalista. Eccolo, è uscito finalmente. Come posso farglielo capire? Ehi, campione, facciamo pace. Se mi prometti di non dirmi più cattiveria. Cotta miseria. Non volevo offenderti, mi dispiace. Mi perdoni? Ma sì, mi sa che sotto sotto hai proprio un cuore d'oro. Qualcosa d'oro ce l'ho sotto sotto, ma non è il cuore. Va bene, facciamo pace. Amori estremi, estremi rimedi. Guido, ma cosa ti è saltato in mente? Aspettami che dobbiamo fare un discorsetto io e te. Allora, com'è andata? Stava andando benissimo, ma quel dannato cane ha rovinato tutto. E ora che si fa? È meglio che torniamo alla base, a Londra. Dobbiamo attirarlo là. E della ragazza ombrello che ne facciamo? La portiamo con noi la stronzetta. Ci servirà da esca. Stavolta l'hai fatta proprio grossa, caro mio Guido. Valentino non ti perdonerà mai. È inutile che ti rifugi in mezzo al deserto per sfuggire alla sua ira. Ti raggiungerà e sarà finita per te. Stammi a sentire, pollo benagramo. Valentino a quest'ora ha capito benissimo che l'ho fatto per il suo bene. In questo momento sta pensando: Guido mi ha certamente salvato da una brutta situazione e sta venendo a cercarmi per capirne di più. Guido mi ha certamente salvato da una brutta situazione. Devo trovarlo per capirne di più. L'ho visto partire verso il deserto. Ne ha fatta di strada il povero Guido, eh? Ehi, e tu chi sei? Vuoi sfidarmi, eh? Bene, divertiamoci. L'ho seminato. Deve essersi piantato da qualche parte. Facciamo una pausa. Però, vai forte con quel vecchio catenaccio, eh? Beh, detto da te è un complimento, Valentino. Steve McQueen? Non avrei mai pensato di vederti qui. Ci vengo spesso. Mi piace veder sorgere il sole dal deserto. Sai, dare la caccia a qualche lepre, fare delle impennate sulla sabbia. Poi, verso mezzogiorno, quando fa troppo caldo, fagioli fritti e un paio di birre o tre, magari una fumatina. E tu invece sei qui per cercare il tuo cane, immagino. Sì, sono qui per il mio cane. Ma tu come lo sai? Ad ogni modo non preoccuparti per il talismano che ti hanno fregato. Tu sei un ghepardo e i ghepardi non hanno bisogno di talismani. Vedi, il ghepardo corre a velocità doppia della gazzella,
ma preferisce starle dietro per un po', in modo da capire da che parte scarta in prevalenza, così da poterla attaccare a colpo sicuro. Direi che anche tu fai così in pista. Sta arrivando una macchina. Steve, quella ragazza imbavagliata è quella che mi ha fregato il talismano. L'hai vista? Steve, ma dove sei... Guido! Beh, chi sarebbe questo Steve? Guido, ma poco fa al tuo posto qui c'era Steve McQueen. Dove è andato a finire? Io non c'entro. Forse se l'hai portato via Osvaldo. Vieni, svelto. Dobbiamo inseguire con la macchina. Tieniti forte. Oh, miseria gatta. Qui ci rimetto la connottola. Ai, ai. Ho paura che siamo arrivati un po' troppo tardi. Guido, dove corri? Cos'è quel foglio? È un piano di volo. Quell'aereo è diretto a Londra. Londra, qualche giorno dopo. Ed ecco il celebre investigatore Sherlock Guido, che ha già fiutato la sua pista e la segue come un segugio. Quel tizio, me lo ricordo bene, era in combutta con quella perfida giornalista televisiva. Guido! Guido, fermati! Dov'è Valentino? A parte che non posso dirtelo, ora sono impegnato in un pedinamento. Guarda, si sta infilando in quel portone. Maledizione, la porta è chiusa. Ci ha fregati. Miseria gatta soriana. Guido, cosa hai trovato? Ho visto un topo entrare qui sotto. Ci deve essere un passaggio. Per fortuna l'inferriata è tutta corrosa. Ha ceduto subito. Guarda un po' cosa mi tocca fare. Aspettami, Guido! Porcaccio mondo! Guido, aspettami! Ho un problema! Ecco, ora ne ho due di problemi. Mi piace il tuo nuovo look, baby. Oh, santi numi. Che cos'è questo posto? Cosa diavolo stanno facendo qui? Qui è tutto a posto. Controlla i livelli dell'incubo. La situazione è sotto controllo. Forza, aiutatemi a spostare questo. Bene, lentamente. Questa è quasi pronta. Perfetto. Il processo è quasi completo. Guardati bene attorno, ragazzina. L'obiettivo del nostro network Teletotale è di essere gli unici proprietari esclusivi di tutti i diritti televisivi, per tutti gli sport in tutto il mondo. E stai calma, stronzetta. Per arrivarci, stiamo creando dei supercampioni capaci di vincere in tutte le discipline sportive. Ecco i nostri superatleti immersi nel liquido pseudo-amniotico. Il procedimento è un po' complicato, ma efficace al 100%. Noi innestiamo nel patrimonio genetico di questi bei fustacchioni, eppure dei fustacchione, il DNA dei più grandi campioni del mondo nei vari sport. Ti faccio un esempio. Per il calcio usiamo il DNA di Pelé, di Maradona, di Platini, di Ronaldo. Per il basket, Michael Jordan. Per il tennis femminile, Martina Navratilova. Per la boxe, Cassius Clay. Per lo sci, Alberto Tomba. Per l'atletica, Carl Lewis. Insomma, mai capito. Prendiamo il DNA di tutti questi campioni, lo innestiamo in questi corpi perfetti e creiamo dei super campioni invincibili di nostra proprietà, compresi i diritti televisivi. Eccola. Naturalmente per il motociclismo abbiamo bisogno del DNA di Valentino Rossi. Ma io cosa c'entro? Povera Gok. Il DNA che siamo riusciti a raccogliere dal talismano che gli hai fregato non è sufficiente, purtroppo. Tu dovrai procurarne una dose molto maggiore. E per una donna non è poi così difficile procurarsi il DNA di un uomo. Se vuoi ti faccio il disegno, capito? Homo, donna. Au, e svegli. Hai sentito, Guido? È proprio una bella fetentona quella tizia.
Puoi dirlo forte, è peggio di una gatta persiana. Devi correre immediatamente ad avvertire Valentino. E bisogna anche chiamare la polizia. E chi altri? Il settimo cavalleria del generale Custer? Corri, muoviti, sbrigati. Ah, avverti Valentino. Vado. Vai. Vado, vado. Non sono mica un lavritro. Ah! Oh, madre santa! Ah! Ah! Oh, ma che? La gnocca beve la cela adesso? Prendetela! Sta buona. Guarda, guarda, abbiamo una ficcanaso. Hai un bel fisico, cocchina. Faremo di te una superatleta. Narcotizzatela e mettetela nel liquido pseudoamniotico. Subito! Vai! Preparate per questa bella spia il DNA di Nadia Comaneci. Poi le faremo subito il trattamento. Arrivano i nostri! Carica! Stavolta siamo proprio nei guai, Guido. Per salvare quelle ragazze abbiamo perso tutti gli aerei per l'Italia. E domani ci sono le prove ufficiali. Permetta, mister. Noi disponiamo di un eccellente servizio di aerotaxi. Lei ha mandato dal cielo. Partiamo subito, immediatamente. Esattamente dal cielo. Salga pure a bordo, mister. Io sbrigo le pratiche aeroportuali e sono subito da lei. Abbiamo risolto i nostri guai, Guido. Ora mettiti a cuccia e fatti una dormitina. Ti sveglio io quando arriviamo. Già, basta che non ci siano turbolenze. Oh, l'aereo sta partendo e il pilota non è ancora a bordo. Oh, miseria assurdiana. Buon voyage. A Valentì, sa rigiochiamo? Non abbiamo ancora finito con te, campione. Questo aereo è telecomandato e sta volando verso un'altra base di Teletotale, dove provvederò personalmente a prelevarti il DNA. Guido, cos'hai combinato? L'aereo fuori controllo. Sta perdendo quota. Ora provo a risalire. Speriamo che i comandi funzionino. Sembra che funzioni. Stiamo risalendo. Purtroppo i guai non sono ancora finiti. Siamo in piena bufera. Non ci vedo più un cacchio. Per fortuna in cielo non ci sono muri da schiantarcisi contro. Oh mammina santa, quella è... una strafottutissima montagna. Ecco l'occasione di andare dritti verso la gloria. Dai tutto gas, Valentino. La montagna si aprirà e noi ci passeremo attraverso. Dai, Valentino, Morrison ha ragione, Coco. Diventeremo delle vere star. Vai, Vale! Non fare cazzate, Valentino. Il vero eroe è quello che affronta le difficoltà con coraggio. Prendi in mano quella cloche e tira su il muso di questo trabiccolo. Oh, finalmente qualcuno con un po' di sale in zucca in questa gabbia di mano. Vai, ce l'abbiamo fatta! Sia resa grazie a Sant'Antonio Abate, protettore degli animali. Mi pare di vedere una pista laggiù. Tento l'atterraggio. E che Dio ce la mandi buona. Non si vede un ben amato cavolo. Chissà dove siamo finiti. Chissà di chi è questa casa. La porta è aperta.
questo è il mitico Enzo Ferrari. Ma certo che sono Enzo Ferrari. Sono qui in casa mia. Mi scusi, commendatore. Io ho fatto un atterraggio di emergenza e... Adesso però vai a letto. Non fa lo scavezzacollo che domani è la corsa, eh? E tu sei un grande pilota, devi vincere. Vai a dormire. Buongiorno a tutti i motociclisti, agli appassionati di motociclismo. Siamo arrivati al grande giorno. È il grande giorno, quello decisivo per l'assegnazione del titolo di campione del mondo della classe MotoGP. Ci sono due piloti a pari punti, Valentino Rossi e Billy Fox. Ora non resta che vedere la corsa per capire chi dei due riuscirà a spuntarla, chi dei due sarà il migliore. Sono molto 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 preoccupata. E Valentino non è ancora venuto a trovarmi. Ma non so neanche dove abbia passato la notte. Abbiamo dormito a casa da Enzo Ferrari. Cosa? Ferrari? Quello che fa quei mostri con tutte quelle ruote? Hai proprio ragione da vendere M1. Cocò! I bipedi come me e te sono di gran lunga superiori ai quadrupedi, come le macchine guido. Chiudi il becco, strappollastro. Ed ecco il famoso gladiatore Guidus Metellus Germanicus scendere nell'arena per battersi all'ultimo sangue con gli altri gladiatori per il divertimento di questo animabilissimo pubblico. Partiti! Il gruppo è sgranato, già alla prima curva Billy Fox nettamente in testa davanti a tutti a cannone, mentre Valentino Rossi, che come al solito va detto non è partito benissimo, guida il gruppo degli inseguitori. A quattro giri dal traguardo sono rimasti solamente in due a tenere il passo di Billy Fox. Valentino non dà l'impressione di riuscire a raggiungere il battistrada, anzi sembra addirittura in difficoltà a mantenere il secondo posto. Ultimo giro, Rossi rompe gli indugi, nella curva destra si esibisce in una staccata micidiale, una delle sue. Cosa ha fatto sto ragazzo? Affianca e passa il rivale di sempre, è passato, Rossi è passato. Nella successiva curva a sinistra si trova all'interno e riesce a guadagnare qualche metro di vantaggio. All'ultima curva Rossi allunga ancora. È una furia. Cosa sta facendo sto ragazzo? È una furia scatenata. Billy Fox è dietro. È dietro, Billy Fox è dietro. Rossi c'è, Rossi c'è, Rossi c'è. Taglia vittorioso il traguardo alla sua maniera, mentre il pubblico è in totale delirio. Campione del mondo, campione del mondo. Oh ragazzi, su con la vita, sta arrivando il campione. Ciao a tutti,
State pure comodi, tanto me ne vado subito. Sono molto, 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 molto preoccupata. Intanto non so se il mio nuovo look piacerà a Valentino. E poi anche questa volta non si è ancora fatto vedere. Hai cambiato vestito, ma sei sempre la solita nevrotica, ansiosa, ipertesa. Stanotte niente battibecchi, ragazzi. Assaporiamo tranquilli meritato trionfo. Linda, aspetta. Vale, pensavo te ne andassi subito. Fammi vedere quella catenina. È il mio talismano. Sei riuscita a salvarlo. Adesso profuma di te, è ancora più prezioso. Testa col mio corpo, potevamo andare, dicevo a tutti io vivo, oh, due dita sotto il cielo, oh, oh, oh. A 15 anni questo era il mio pensiero. Estate. Mi ricordo i primi viaggi fatti in treno, il vento in faccia, le ore al finestrino, le sdraio colorate e l'odore che fa il mare lungo il litorale, i muri sporchi, i nomi e le stazioni. Fresca e le corse alle fontane, la puzza della notte nei vagoni, con l'odore del mangiare, ma soprattutto il mare, la gente sulle spiagge, il profumo sensuale della pelle sotto il sole, le lentiggini sul muso, le palline sulla fronte di sudore. Anni, mi sembrava di volare e che potevo scegliere se vivere o morire, che tanto è uguale, l'importante era capire dove io e la mia testa col mio corpo potevamo andare, dicevo a tutti io vivo. Dita sotto il cielo, oh, 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 a 15 anni questo era il mio pensiero.